Buona serata, dando un benvenuto a Valerio che ha accettato il nostro invito qui a Bartleby. Prima di iniziare la serata voglio solamente ricordare che domani mattina alle 10:30 in piazza Nettuno ci sarà un presidio contro quello che è successo a Firenze, quindi per dare solidarietà alla comunità senegalese e specialmente per dare un chiaro segnale contro il razzismo e la xenofobia dilagante di questo paese. Quindi vi raccomando, cercate di venire in tanti e in tante. E per appunto dare il nostro sostegno a chi ha perso la vita quel giorno e a chi purtroppo tutti i giorni è costretto a vivere atti di razzismo e xenofobia da parte dei militanti di estrema destra. Bene, allora direi che possiamo iniziare la nostra chiacchiera informale con Valerio. Sei d'accordo? Sì. Una chiacchiera che si incentrerà particolarmente sulla questione del mondo del lavoro, del precariato, perché come tutti sappiamo Valerio, i suoi ruoli hanno sempre un po' rispecchiato, no? Questa figura e queste tematiche. E infatti proprio vorrei partire proprio da qui per chiederti un po' di raccontarci la tua esperienza, che da poco hai aperto una scuola gratuita appunto di recitazione, scenografia, e volevo chiederti un po' se ci raccontavi questa esperienza, anche perché è aperta a tutti coloro che sono in cassa integrazione, ai precari, e quindi volevo un po' sapere l'idea, come ti è venuta la partecipazione. Buonasera, volevo fare un piccolo preambolo. Insomma, quando mi sono stato contattato per venire qua, conoscevo questa realtà in maniera molto moderna, significa un post su Facebook, delle righe di ansia, moderna intesa in maniera, l'accezione negativa di moderna, no? Quelle cose che leggi a volo perché non c'hai tempo. Mi sono informato poi un po', non per decidere se venire o meno, avevo percepito che era una cosa sana, però mi sono informato chiamando i miei uomini a Lavana e facendomi appunto un giro in rete un po' più sostanzioso e ho accettato, ma già avevo accettato, in realtà era un problema di date, di cose eccetera. Non avevo capito bene che cosa sarei dovuto venire a fare. Non l'ho ancora capito. Presentarmi come uno che è venuto qui a parlare del mondo del lavoro, sembra che io sia un tecnico del nuovo governo, la parte diciamo spiritosa del nuovo governo, che fa molto ridere quando si esprime, no? Una serietà quasi disarmante. E quindi non credo, cioè io ho detto a Ludovica, ho detto facciamoci una chiacchierata insomma sul mio lavoro, su come sta, quelle cose terribili, come sta il cinema, queste cazzate qua che in realtà non diremo, però adesso da questa tua introduzione ho capito un po' di più che dovremmo parlare proprio di questo. Allora io mi sono portato uno scritto che scrissi nel 2000, tanti anni fa, quando c'era un progetto del comune di Correggio, che praticamente mi sembra fosse l'anniversario della Costituzione italiana, che aveva chiamato alcuni attori a leggere delle cose originali o non originali che riguardassero alcuni articoli della Costituzione in questo paese, Correggio, San Francesco di Gemelli. Io scrissi questa cosa così, una filastrocca diciamo che esaltava il precariato un po', per hai già cominciato con l'accompagnamento, perché si rischia l'effetto Califano. No, però è bello, vai, perché ti distrae. Però devi avere la voce anche, Califano. quella no. No, adesso troppo, dicevo, però è una corda. Vabbè, e scrissi questa cosa filastrocca così, molto spontanea, sul fatto quanto fosse figo essere precari. In realtà, insomma, era abbastanza sarcastica. Allora, se la lessi in un distributore di benzina, era molto bella questa iniziativa del comune, cioè la gente andava, Paolo Rossi, c'era Ivano Marescotti, andavano nel tramvare, chiedevano un caffè, chi c'era partivano a leggere questa cosa, insomma, per tutto il giorno, era una cosa molto carina.
io lessi questa cosa da un distributore di benzina e dentro un bar, mi sembra. Vabbè, insomma, mi hanno dato delle letture anche, che poi, quindi se come è probabile io non avrò nulla da dire, ci saranno dei tempi morti, li copriremo così. Tu hai cominciato con la scuola, che è una domanda che ci eravamo preparati, che non avevo chiesto io, però lei ha detto vorremmo anche parlare di questa cosa, ho detto sì, la possiamo parlare, non è che l'ho fondata io la scuola, è stata una cosa che ci è venuta in mente a me e ad altre persone, così camminando per un quartiere romano che non è la Magliana dove poi è nata, ma è la Garbatella che è il mio quartiere, perché stavano dismettendo un palazzo storico, palazzo degli anni 20, dove c'è un mobilificio, erano i vecchi bagni pubblici. Io dissi, pensa che bello qui, visto che ci sono realtà, c'è una realtà territoriale molto particolare, cioè ci sono i lotti, le case popolari, dove vivono solo delle vecchie di 80 anni e poi c'è una stanza magari vuota, che bello sarebbe fare una scuola di cinema dove chi viene da fuori vive il territorio, cioè dorme lì, borse di studio, insomma quelle cose che si dicono da scemi in senso positivo, cioè da, sono quelle cose che le dici, poi non le fai. Invece piano piano si è sparsa la voce nella nostra cerchia, diciamo, di persone che fanno questo lavoro, non è che ci conosciamo tutti e ci vogliamo tutti bene, però nel mio piccolo raggio di persone che condividono la mia idea di cinema, piano piano si è sparsa la voce e tra questi c'era pure gente un po' più matura di me, matura proprio intellettualmente e socialmente, che ha detto bisogna trovare il modo di scrivere un progetto, presentarlo a qualcuno, perché per noi non era una scuola, non bisognava fare una scuola pubblica, se per pubblico si intendeva collaborare con le istituzioni, da un'università al comune, volevamo fare una cosa dove le grandi case di produzione venivano usate come sponsor per permettere a questi ragazzi di studiare senza pagare, quindi era proprio una cosa da scemi proprio. Invece si è interessato a questa cosa un amico mio di strada, cioè uno che era cresciuto nel quartiere, che fa politica e la fa in una maniera abbastanza particolare, la fa quasi alla vecchissima maniera, non quella dove tutto è permesso, insomma non quella democristiana, ma in una maniera, diciamo, dal basso, perché lui viene da lì. Lui è diventato assessore alla formazione al lavoro con la provincia di Zingaretti e piano piano, un incontro dopo l'altro eccetera, alla fine siamo trovati a un tavolo a interloquire con un'istituzione che, vi garantisco, non è facile, forse per me è ancora più difficile, perché io sono uno di quelli che a scuola, quando c'era matematica, quando c'era la praticità dello studio, mi rifiutavo perché non ero in grado. E abbiamo cominciato a parlare burocraticamente della costituzione di questa cosa, ed è stata una cosa, è come studiare, non so manco come si chiama, logaritmi, non manco così. È stata una cosa, un viaggio dove io puntualmente tacevo e buttavo lì delle battute per drammatizzare il clima. Insomma, piano piano, a mozzichi e bocconi, come si dice a Roma, in 5 anni o 4 ce l'abbiamo fatta. E questo grazie al lavoro di tanta gente, tanti tecnici, purtroppo è un termine abusato, ma è la verità. Tecnici, anche persone che vengono dal mondo della critica, eccetera, che se so presi l'incarico, quello veramente tosto, di studiare la didattica, avere i rapporti con che cosa vuol dire una scuola pubblica, vuol dire bandi pubblici, vuol dire trasparenza, non che noi volevamo far entrare i figli e amici nostri, però era tutto un meccanismo veramente, insomma alla fine la scuola è nata. Questi ragazzi stanno dentro, li abbiamo provinati, selezionati tutti, si studiano 10 materie, tutte le materie del cinema, tutte quelle che conosciamo, anche addirittura gli effetti speciali che partono dal visual effect sul computer a altre cose. Ci sono 6 studenti per corso, è un biennio, per recitazione ce ne sono 12. Una piccola particolarità, io non volevo ci fosse recitazione nella scuola, non perché io, non avendo fatto una scuola di recitazione, sentivo che se avessimo messo recitazione dentro mi sarei dovuto accollare la responsabilità di
di presenziare i corsi di recitazione non come professore ma come, ed era un paradosso perché io sono proprio insomma quello che è stato che ha sculato nella vita, che è stato preso da là insomma ancora da dove, e poi ancora dura diciamo questo inganno a cui è sottoposto molti. Invece è stata messa a recitazione, ci sono 6 ragazzi e 6 ragazze, c'è un limite d'età 18-28 per tutti i corsi, tranne che per recitazione, la prima prova, non so se vi sto attaccando una pippa su questa cosa. Vero, sì. Vabbè, vai, scusate, vai. È la prima volta poi che lo illustro anche trovando le parole. No, è la prima volta. Neanche nella conferenza stampa di presentazione a scuola sono stato così. Ma poi vicino c'avevo i dirigenti, roba seria. Non che voi. Vabbè, per i soldoni sono stati selezionati mediante dei questionari, che è una cosa terribile a cui non ci siamo potuti opporre perché i bandi pubblici per delle cose di formazione prevedono dei questionari, mentre la citazione noi ci siamo visti, io e un'altra coordinatrice, 500 video da 3 minuti che poi non potete capire che cosa era, che cosa è stato, da cui dovevamo tirar fuori 48 persone e poi provinarle su 3 testi che gli mandavamo, ne sceglievano uno, 3 per donna e 3 per uomo, eccetera. Ed è stata comunque, a parte quei 500 DVD che veramente uno vede delle cose meravigliose nella loro, sì, nella loro tragicità e nella loro, ma cose, me non lo dico paternalisticamente, lo dico veramente, cioè, ho visto delle cose, c'è ancora uno che non abbiamo chiamato che per me è una cosa che non si può descrivere, ho fatto una ricerca, ci volevo parlare, solo parlare. Insomma, alla fine questa scuola è partita. Vi dico l'ultima cosa, il primo anno studieranno non la loro materia e basta, ma tutti quanti, 66 persone, studieranno tutto. Ed è un po' sul modello anglosassone delle scuole di cinema. Non lo sapevo questo, c'era venuto in mente. Guarda che a Londra fanno così, bello, vedi? Cioè ci sono 3 classi da 22 che studiano tutto, cioè 5 giorni a settimana, dalla mattina alle 2 di pomeriggio, hanno un'ora di, cioè, un attore deve sapere che cos'è una sceneggiatura, non quando gliela danno lo legge e dice non mi piace sta battuta, devi capire da dove, insomma il senso del cinema che si vuole insegnare in questa scuola è un senso veramente molto poco fashion, ecco, molto poco sono diventato qualcuno, ho vinto quello, ho vinto quell'altro, no, questo progetto non mi interessa, ma il senso del cinema come lo intendiamo noi quelli che ci hanno pensato, cioè il cinema utile a raccontare quello che succede ridendone, piangendone, prima mi è venuta una frase bella, mo ve la ridico, chissà per quanto me la porterò, l'epica della realtà, nel senso che, non lo so, sembra che ho letto da qualche parte, invece mi è venuta, perché ho unito il fatto che il cinema è epico, a me piace il cinema epico, no? Nella sua rappresentazione così, adesso dico un termine, coatta, no? Cioè proprio una cosa, però in quel modo vuoi raccontare la realtà. Quindi mi sembra veramente una parola troppo grossa, quella, due parole troppo grosse, però insomma questi devono capire che il cinema è un mestiere e basta, ed è un privilegio poterlo fare perché ti dà l'opportunità di stare in continuo movimento su quello che sei, dove vivi, quello che succede e basta, indipendentemente da quanto fa un film al botteghino o da quanto famoso uno diventa, ecco, perché questo è un mestiere e non mi vergogno a dirlo perché l'ho elaborata sta cosa, precario per eccellenza, perché non è che se uno entra in questo sistema, che non è sistema perché in Italia il cinema non è più un sistema, non è che se uno entra non esce più, anzi più c'entri e più ne esci, e poi ci devi entrare e poi ci devi uscire. Quindi tenere il tenore di vita diciamo lieve
per non avere dei grossi cataclismi sia pratici che emotivi, è uno dei lavori più difficili che un attore o un regista soprattutto. I registi ci mettono 3 anni a fare film, capito? Cioè sono 3 anni della loro vita, 4, quindi quanti ne fai in 30 anni? Ne fai 3, 4, 5, magari. Vabbè, la pizza è finita. Se vuoi dire una cosa, poi leggo questa cosa precario, oppure... No, leggiamo, io ti chiedo una cosa. Ma in relazione proprio alla scuola che hai iniziato, cioè insieme ad altri hai fondato, cioè noi qui a Bologna abbiamo avuto un'esperienza simile. No, non ti faccio parlare di te, ora parliamo di noi. No, abbiamo avuto un'esperienza simile insieme ad altre realtà. L'11 novembre abbiamo occupato un cinema dismesso, che ne parlavamo prima, questo cinema arcobaleno. E la cosa curiosa, che si ricollega un po' appunto a quanto tu dicevi, il cinema forse è un ambiente precario, forse anche in assoluto, nel senso non si sente tanto dire, però anche lì c'è tanta precarietà. E noi l'abbiamo visto, nel senso la sera stessa ci chiedevamo ingenuamente, vabbè, abbiamo occupato questo posto perché ci vogliamo ovviamente iniziare a fare delle iniziative, quindi laboratori politici e quant'altro, però diciamo a livello anche estetico, cioè com'è che rimettiamo anche in vita quello che è un cinema, quindi anche come facciamo a dar vita a questa cosa proprio attraverso la sua funzione naturale che fino a 6 anni fa andava avanti. E alla fine cioè, i nostri dubbi e le nostre preoccupazioni si sono disciolte da sole, perché si sono presentati da noi dei cineasti, tantissimi, che volevano appunto riattivare il cinema. E quindi lì noi ci siamo resi conto, al di là poi ce ne rendiamo anche conto tramite Bartleby e le attività culturali che facciamo, però lì è stato molto forte, molto visibile, il fatto che ci sono tantissimi, da registi, attori, sceneggiatori, che davvero se non ci fosse stato in quel caso il cinema arcobaleno o in altri casi altri circuiti comunque che fanno fruire la cultura e il cinema indipendente, non avrebbero potuto mai vedere proiettato un proprio documentario, un proprio corto in un cinema. Quella è stata l'occasione. E quindi poi soprattutto la doppia faccia, cioè noi in quel momento avevamo un cinema e quindi abbiamo dato la possibilità dei cineasti di poter esprimere la propria arte, che altrimenti nel circuito ufficiale, fra virgolette, chiuso, non si sarebbero potuti esprimere. E dall'altra abbiamo dato invece a noi tutti la possibilità di vedere gratuitamente uno spettacolo al cinema, che se no costa 7 euro, 8 euro, quello che sia. Quindi questo cioè, si ricollega perfettamente a quello che tu dicevi, cioè la precarietà nel cinema, però vedi, ti abbiamo portato fra virgolette anche al discorso che tu, su cui ti volevamo portare. Mi hai fatto venire in mente un altro progetto, che un'altra cazzata che uno pensa da piccolo. Oggi ve la voglio dire a voi, magari non so se riusciremo a realizzarla pure questa, perché a quegli altri non gliel'ho detta, ma l'hai fatta venire in mente tu dopo 15 anni. Noi ci avevamo, visto che io facevo, ho fatto e continuerò purtroppo per me, a fare delle opere prime, che è una cosa meravigliosa, perché è come partecipare a un primo disco di un artista, no? Quindi c'è sempre qualcosa che poi nei dischi successivi si perde. E le mie opere prime, quelle che ho fatto, eccetera, stavano in sala 3 giorni, 2 giorni, a Bologna insomma venuti, a Padova te le tiravano indietro. Dico Padova perché gli esercenti dicono sempre sì, ma questo a Padova, sì, ma questo a Padova. Cioè come se... No, veramente, è una cosa anche che se fossi padovano mi farei anche rotere il culo. Perché è considerato quello un mercato molto... sicuramente i film vanno bene quando funzionano in provincia. In Padova, nella bocca degli esercenti, è sempre stata presa come... come si chiamava? Scusa se guardo sempre te, ma... Non mi viene, non voglio far figura di me. Stavo di Vallo d'Adriano, non fa quello di una volta, come se fosse, capito, che se tu vai bene a Padova vai bene dappertutto. Allora, siccome le mie, quelle a cui ho partecipato io, stavano in sala così poco, eccetera, l'idea era quella di creare un circuito di sale chiamate Sala Franca, Franca inteso come Porto Franco, dove... E non è escluso che lo faremo, anche magari se non troviamo anche stavolta un interlocutore istituzionale, sarebbe troppo, non credo che ce l'hanno una capocciata, però
di creare queste sale di centro città che sono un po' il dramma di questi ultimi 15 anni, nel senso stanno scomparendo. Anche a Roma c'è il Cinelex Cinema Palazzo, dove, no? La conoscete quella realtà lì, che è un posto meraviglioso tra l'altro, e creare questa sala franca in ogni città d'Italia dove venga proiettato dalla mattina alla sera il cinema opere prime e seconde, tutti i giorni, dove non c'hai solo per dare visibilità, poi la gente paga meno, paga quello che ti pare, non lo so, però questa sarebbe una cosa figa, perché è franca, è zona franca dal sistema, dal mercato, che poi mercato non è, perché è condizionatissimo. Vedi adesso a Natale che 3.000 sale ci stanno in Italia, 2007 sono prese, no? Vabbè, l'ho buttata lì. Poi se succede fra 10 anni che c'è la sala franca a Bologna, sì, io sarò morto, però voi mi direte, ti ricordi? E mettere della targa qui. Qui disse quella cosa. Vallo di Adriano. Cazzo, guardando, il ballo, guardando. Una questione di storia contemporanea. Voglio dire una cosa e poi leggo no, questa. No, vabbè, però no, cornice ce l'ho. Che cornice? Fagli la cornicetta, fagli i disegni. L'ho detto. No? Ti sei scordato, l'ho cominciato così, dicendo che era una cosa. Vabbè, però è sorvolato. Ah, che ho sorvolato? Era un inno al precariato, che però poi alla fine converge in una cosa, diciamo, un po' triste. Però io avevo scelto per quell'occasione l'articolo 1, che tutti conoscete, non lo dico. Non mi sa che l'abbiamo fatto. Sinceramente mi sa che se tu mi vieni sotto mi ha da ridere, roviniamo tutto. Però uno mi deve tenere il coso perché io non vedo. No, questo, eh sì, perché devo far così. Ma stanno in ordine, avete stampato voi, stanno in ordine? Certo. Bene. No, certo. Prova un po'? No, ma questo si. No, tu prova, io penso. Io penso. Cioè tu prova, io penso se può andare. Allegra. Ma sì, va bene, visto. Va bene. Faccio finire il giro. Io sono un precario e me ne vanto, perché c'ho il tempo libero, me la suono e me la canto. Passo le ore a ragionare, non faccio conti, non ho preoccupazioni, io non vivo in funzione delle rotture di coglioni. Il sole nascere lo vedo tutti i giorni, seduto al bar lo aiuto a tramontare. L'unica fatica è il videopoker, per il resto è tutto un osservare. La gente che cammina, che corre a lavorare, miglior amico è il Tavor e un po' l'auricolare. Chi ha bisogno di progettare, chi si deve manifestare, chi vuole comunicare, io al massimo passo le ore a ragionare. Io sono un precario e sto da Dio, io me ne vanto, mi godo il tempo libero, vivo sano e me la canto. Dal fabbisogno sto lontano, nei sondaggi non presenzio, sono invisibile, interinale, non produco, non sporco, non ho un massimale. L'assicurazione non mi ha mai cercato, il canone non l'ho mai pagato, non ho reddito, non vivo, non esisto, che condizione mitica, non capisco chi la critica. Che male c'è a sopportare? Che danno fanno a non farmi lavorare? Io ho il privilegio di poter ragionare, io c'ho il dono, c'ho il tempo per pensare. Al bancone sorseggio col padrone, vedo quanto soffre, quanto si lamenta, la cena di lavoro lo tormenta, la moglie, l'amica, la cognata, neanche un'ora libera per darsi una abbronzata. Io il sole non lo pago, ce l'ho sempre in calendario e con le donne c'ho lo sconto, si capisce? Sono precario. Non ho una posizione, o meglio ce ne ho tante, seduto, sdraiato, sdraiato, seduto, seduto, sdraiato. Ho il futuro a corto raggio, quando c'è dura 2 mesi, si realizza in un istante, altro che tutta la vita, che attesa sfiancante. Io ho tanti sogni, tanti cassettini, li apro, li socchiudo, li tolgo, li rimetto, mica un unico grande sogno nel cassetto. Io poi sono fortunato, c'è chi ha studiato, c'è chi l'ha conosciuto il lavoro salariato, io no, per carità, io sono nato in cattività, ho un dono di natura, per me il posto fisso è sulla croce o in questura. Interessi mille,
o se voglio nessuno, niente orari per l'urbana resistenza, niente mi riguarda in fatto di scadenza. In fatto di responsabilità non rendo conto a regole e modelli di qualità, non m'entra in testa la flessibilità, l'ozio non è un vizio, ma un'opportunità. A 40 anni ancora dormo da papà, pensionato, pessimo esempio di normalità. Qui l'unico normale sono io, che faccio i conti solo col pensiero mio. Non voto, non entro in merito, non contribuisco all'evoluzione del paese intero, non sono razzista, amo il lavoro nero. La mia fede è la natura, del giorno, delle cose, il tempo per godere, del cielo, del bel tè. Dopo co-co-co, per me c'è poco tempo. Da lontano guardo il libero mercato mietere dannati a tempo determinato, distruggere la vita a colpi d'ambizione, farsi una posizione. Non è meglio godere di mancanza di potere? Il mio potere unico è quello di non fare, quello di pregare il mio santo protettore. Anche lui lavora ore e lo prego di lottare, per me che non mi va, lo prego di strillare la parola libertà. San precario, esaltato e tanto invocato, continua la tua lotta per me che sono sfiancato. Vegliami, usa la penna dove io ho usato la matita, rendimi esente dalla leva della vita. La vita non la delego, la vita è solo mia. Perché ieri ho risposto all'agenzia? Mi sembrava giusto non rifiutare, ero stanco di pensare. Il tempo libero a volte è micidiale, unico motivo dell'iscrizione interinale. Che intrusione brusca ed efficiente che ho fatto nel mondo della gente. D'impatto secco, duro, ferito il primo giorno di lavoro. E solo adesso che sto peggio, caduto da un ponteggio, solo ora appunto che sto per salutare, mi merito un consulto, un veloce esaminare. Solo ora capisco di che innocente sopportare è stata piena la mia vita in cui potevo camminare. Il sogno a breve termine può essere malsano, si avvera in un attimo, ma si avvera in vano. Perché non lo sceglie il cassetto che va aperto, è lui che sceglie te, se esisti nel deserto. San precario, io sono precario, è veramente tanto. Me la suono, me la canto, a volte mi riascolto, faccio fatica a credere di crederlo davvero, ma è l'unico modo per essere sincero. L'unico motivo per cui restare acceso è quello di gridare che non mi hanno mai preso. Mai preso la vita, la voglia, mai la rabbia. Il nome mio non l'ho mai scritto sulla sabbia. E anche se valgo poco davanti ad un chirurgo, anche se domani sarò due righe su un quotidiano, anche se non cammino più, già prima andavo piano, anche se preoccupo un'azienda per il mio incidente, non fa niente. Anche se ho sperato di stare in busta paga, l'ho sognato, l'ho pianto, l'ho implorato ad una maca, anche se ho suonato e mi sono cantato così tante stronzate, non sono mai caduto vittima di una lavatrice a rate. Io ero precario. Quanto peso non valgo oro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Sottolineato troppo, stavo subito al momento del mio, bisognava piano piano, bravo, bravo, non faccio più, ti volevo ringraziare. Grazie. Bravo Paolo. È molto tristezza. Ma perché te andavi sempre più giù? No, perché so lei è la forza. Era lo scherzo. Infatti ma ti mettiamo in difficoltà, se no è troppo semplice, ma dai. Certo. Poi ho voluto iniziare con questa, quindi abbiamo sparato a bomba, ma come si riparte? Non lo so. Ma allora, la tua poesia, tanti spunti. Non era una poesia, era una filastrocca. Era una filastrocca. Poesia è troppo. Beh, ripartiamo da qui, ripartiamo da questo. Fate fare le domande, magari c'è qualcuno. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? No, a me, in generale. Le prime cinque file di donne, non voglio fare domande. Le prime cinque file di ragazze e ragazzi anche. No, no, no. Un ragazzo. No, domande, quelle considerazioni. Pure. Domande, considerazioni, suggestioni, riflessioni. Cioè, abbiamo appena sentito questa filastrocca non poesia su
sul precario che sia frantumato, isolato, che però in realtà in un mondo ideale potrebbe viversi la sua flessibilità anche in maniera positiva. Il lavoro ci fa schifo. In un mondo che non è questo, che non è l'Italia, che non è l'Europa e che non è gli Stati Uniti in questo momento, in realtà la flessibilità ti darebbe anche tanto tempo libero per te, quindi l'ozio ben venga l'ozio. In realtà però non è così. E chi la strocca ce lo dice bene. Quindi ci dobbiamo appellare a San Precario e a Santa Insolvenza per andare avanti quotidianamente nei nostri percorsi. Domande su questo? Non ci stanno male domande. No, ma non su questo, in generale, per generale la vita, quello che volete. Per uscire questo clima di gelo che si è creato. Vogliamoci bene. No, sto finendo la batteria. Ecco. Aspetta, aspetta. No, 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 basta. Avvicinalo. Basta. Non tirarlo più perché sennò... Raga, c'è il caricabatterie della videocamera. No, è una cosa seria. No, no, seria, perché ha detto una cosa seria. Vi porto via 20 secondi in un brevissimo, non elegante, aneddoto personale. C'era la Melandi, ministro della cultura, e poi è andata, si è dimesso di governo poco dopo. Lì avevo proprio proposto il tema della distribuzione. Vi dico com'è andata perché è legata alla cosa del cinema franco. Sala Franca. Diciamo, la sala franca in una città ti dà soddisfazione, è una sala franca, si va in 200. E io ho fatto un calcolo che su 8.000 comuni in Italia ce ne sono 5.000, sopra i 10.000 abitanti, dove una sala da 200 posti non costa un cazzo. Cosa succede se una sala da 200 posti in 5.000, è una cosa che ci vuole del tempo, si comincia da qualcuno, ma si spinge anche sulle istituzioni, perché dal punto di vista economico trasformare con le tecnologie adesso una sala da 200 posti in un cinemino non ci vuole quasi niente. Può essere una battaglia nazionale, lo dico perché si può prendere l'occasione da oggi, fare qualcosa che riguarda veramente il comune, nel senso di istituzioni nuove del comune. Il tema del cinema non è tanto la produzione, è la distribuzione, i film non si vedono. E siccome il cinema è una delle dimensioni più alte della cultura contemporanea, si vede perché le biblioteche sono libere, si va a leggere i libri e il cinema non si vede, oppure si scarica dal... Potrebbe essere interessante non tanto cercare di costruire una zona franca, una zona cine franca, la sala franca in una città, ma un obiettivo politico che dice: vogliamo mettere in ogni città un cinema che consente una produzione fuori dal mercato? Perché? Ma siccome adesso veramente ne parlare, poi mi dissero che era una cazzata, lo disse Beppe Caschetto, perché dice: guarda, nessuno va al cinema, è inutile che vai dalla Melandri a dire. Infatti arrivare dalla Melandri dice: guarda, ti volevo dire una cazzata, ma non te la dico più perché è una cazzata. Dice: ma chi te la